Lo sport dell'orienteering si divide in quattro specialità: corsa, mountain bike, sci e trail o, detto anche orienteering di precisione, praticabile pure da diversamente abili. La disciplina più conosciuta e praticata è la corsa orientamento, che si può svolgere in vari ambienti, in zone campestri, tra i boschi, in ambiente montano, ma anche in centro storico. Si gareggia individualmente o in squadra, transitando dai diversi punti di controllo, detti lanterne. Chi partecipa a una prova di orientamento utilizza una carta topografica con segni convenzionali unificati in tutto il mondo e una bussola. L'obiettivo è quello di effettuare l'intero percorso nel minor tempo possibile, transitando per i punti di controllo nell'ordine stabilito. Non vince sempre chi corre più veloce, ma chi è in grado di orientarsi più rapidamente e di fare le scelte di percorso migliori. La versione in bici si chiama mountain bike orientamento e, come la corsa, si suddivide in differenti categorie per età, capacità atletica o tecnica. Per questo è uno sport adatto a tutti, ai più esperti come ai dilettanti. In inverno si pratica invece lo sci orientamento. Si utilizzano tecniche e attrezzi tipici dello sci di fondo. La difficoltà maggiore è data dal fatto che le piste per lo sci orientamento non sono battute se non con la motoslitta, ma questo consente di abituare il corpo e la mente ad essere più reattivi, dovendosi adeguare a qualsiasi terreno. In pratica si gareggia anche nel bosco fitto e sta all'abilità del singolo riuscire a districarsi in un contesto decisamente poco convenzionale. Infine vi è il trail orienteering, che è stato sviluppato per offrire a chiunque, comprese le persone con disabilità fisiche, la possibilità di partecipare a una gara di orienteering nelle stesse condizioni di tutti gli altri concorrenti. Nella disciplina sono ammessi atleti che sono su carrozzine manuali o elettriche, handbike o stampelle, in quanto la velocità di movimento non è determinante in gara. La disciplina rappresenta perciò un'occasione unica nell'ottica dell'integrazione funzionale delle persone con diverse abilità nella società dei cosiddetti normodotati. La federazione è fortemente impegnata nella diffusione di questa disciplina con l'obiettivo di contribuire a sviluppare l'autostima e le capacità relazionali e motorie delle persone con diverse abilità.